Sarò stasera. E stasera soltanto. Per voi. Rooster and Rust. Ho sempre amato moltissimo Orson Welles, ho sempre amato moltissimo il suo cinema e l'impronta che ha lasciato nella cultura non solo del suo tempo, ma anche, anche nella nostra. Potremmo cominciare da voi, che guardate me, che faccio uno sputino. La formula che ho scelto per raccontare questo personaggio è quella del roast alla maniera anglosassone, ovvero quando un personaggio molto famoso viene celebrato dai suoi amici altrettanto famosi e importanti, e per farne una celebrazione adeguata il personaggio viene messo alla berlina, cioè ne viene fatto un elogio al contrario da parte proprio degli amici più cari. Ho pensato che potesse essere nello stesso tempo vittima e carnefice del proprio roast, per cui lo fa per il piacere del pubblico, di mettersi un pochino alla berlina, ovvero di raccontarsi, di raccontare la sua vita, di raccontare anche le sue debolezze, ma è una cosa che fa anche per il proprio piacere. Chi l'ha rosto? Un'usulatura. La più nobile delle cotture. Metto in scena un Orson Welles che parla sia di teatro che di cinema e parla anche di radio, e lo fa parlando di comunicazione, ed è un aspetto a cui tengo moltissimo nello spettacolo, perché nel mio pensiero, nel mio desiderio, questo è sì un omaggio a Orson Welles, ma nella forma è uno spettacolo di teatro ed è uno spettacolo che parla di comunicazione, perché è un aspetto fondamentale della personalità di Welles, era la sua capacità di comunicare, la sua capacità di usare i mezzi che aveva a disposizione. Fu quello che usò un mezzo come la radio fino nella sua massima potenzialità, scoprendone e raccontando, rivelando al mondo non soltanto le grandi possibilità del mezzo della radio, ma anche la pericolosità. Anche se sembra che molti di voi se la siano completamente dimenticata. E questo apre la strada a una serie di riflessioni che sono, a mio avviso, straordinariamente attuali. Ecco, quello che fece Orson Welles negli anni 30, noi rischiamo di subirlo quotidianamente e rischiamo di credere a un sacco di cose che ci vengono presentate come vere, esattamente come fece Welles nel 1938 con la Guerra dei Mondi. Sono sempre stato considerato quello che banalmente si definisce un prodigio. Facevo un disegno e nessuno l'aveva mai fatto così bello. Suonavo uno strumento e nessuno l'aveva mai suonato così bene. Potete credermi quando vi dico che tutto questo per la autostima fa miracoli. Per trovare materiale per costruire questo spettacolo ho scavato nelle mare delle interviste rilasciate da Welles, e in queste interviste ci sono delle descrizioni di come Welles si presentava, e aveva a quanto pare questa passione piuttosto spiccata per vestaglie, accappatoi, abiti molto comodi molto regali in un certo senso. Si presenta a questa intervista, arriva con questo accappatoio, con la sua bottiglia di champagne, con il suo sigaro, si stappa la bottiglia, si versa una coppa la sua, si accende il suo sigaro e dice: ok, cominciamo pure, fammi delle domande che vuoi fare. Mentre stavo pensando allo spettacolo avevo visto un film che si intitola La battaglia della Neretva, che è un film terrificante dove ci sono due ore di sparatorie e dove Welles compare per un minuto vestito con un improbabile completo militaresco, per cui
ho pensato di richiamare alla memoria una sorta di divisa militare con sopra un accappatoio in un momento di pausa di set cinematografico. Infatti lui si presenta non solo con il suo accappatoio bianco, ma con il lunch, con il sacchetto del pranzo che danno in ogni set. Dovete pensare che all'epoca non esisteva internet, televisione, e tutto quello che era over there, in questo caso non solo dall'altra parte della Manica, ma addirittura dall'altra parte dell'oceano, over there. Insomma, tutto questo era sconosciuto, misterioso, e per gli inglesi decisamente poco interessante. Cerco di fare cose che non conosco, cerco di fare personaggi che non mi appartengono, in questo sta l'intelligenza di molti autori con cui ho avuto la fortuna di lavorare, cioè quella di propormi cose che immaginano che posso fare ma che non mi hanno visto fare. E credo che Soldini sia il caposcuola, ecco, di questi autori. Vedremo un personaggio che mi ha divertito non poco fare, perché è un personaggio molto delicato, molto particolare, il compagno della protagonista di Albert Hornbacher, ed è quello che viene tradito. Il personaggio di Albert, che si chiama Anna, ha una relazione con un'altra persona, e il compagno di Anna è quello che cerca di mantenere insieme la coppia, partendo prima di tutto dalla ricerca di un benessere non materiale ma concreto, cioè cerca di costruire, avendo una grande manualità, una grande passione per gli oggetti, per la trasformazione degli oggetti, cerca di costruire un mondo fatto a misura di quella coppia, è la ricerca di un'armonia attraverso le piccole cose del quotidiano. Concentrandosi sugli oggetti però perdono entrambe di vista la loro storia, il loro amore, quindi questo loro sentimento viene messo alla prova da un evento improvviso, qual è l'attrazione che questa donna prova per una persona che capita veramente con grande casualità nella sua esistenza. La cosa che farò sicuramente il prossimo anno sarà uno spettacolo insieme a Gianmaria Testa, scritto da Andrea Baiani, essendo un work neanche in progress, in creazione, posso solo dirti che il mondo, l'universo che tratterà sarà quello del lavoro, del significato del lavoro. E questo è perché mi interessa moltissimo l'interazione con la musica. Poi forse farò un altro progetto sempre di interazione con la musica, ma di cui in questo momento non è proprio il caso di parlare, perché è veramente neanche un embrione, più un desiderio ancora. Merdissima, merdissima, merdissima sempre, grazie.